Mamma, senti un po', ma mi racconti una bella esperienza? Dimmi un po' come va, se c'è qualcosa che ti è rimasto un po' più in mente. Le esperienze, io lavoro da tanti anni, lo sai, no? Quindi le esperienze sono tante. Però adesso quello che mi viene in mente è un paziente che è stato operato alla prostata per un tumore, quindi ha fatto la radioterapia, ha fatto tutto ciò che serviva per questo. E, intanto che faceva la radioterapia è venuto qui. Lui non ha avuto nessun disagio per la terapia che ha fatto. Quindi già questo, Nel senso dice effetti collaterali, dici? l'emocromo andava sempre bene, gli esami non ci sono, Non c'hai nausea, vomito, nel senso no, nessun tipo di... assolutamente. Quindi l'ha aiutato dal punto di vista delle cose, Sì, degli intanto che effetti. faceva la radioterapia. Insieme alla medicina, certo. Sì, però io era la prima esperienza, quindi non sapevo. E, dopo la radioterapia ha continuato. Chiaramente per parecchio tempo, anche perché io quando sono persone che hanno dei problemi di questa portata, dico sempre che devono considerare questa tecnica, questa terapia, questa tecnica, insomma, come la vogliono chiamare loro, come una palestra, venire una volta a settimana, così come quando si va in palestra. E chiaramente ci manteniamo, cioè ho preso coscienza che così si mantiene tutto in equilibrio. In questo caso, di questa persona, dopo 4-5 mesi ha smesso perché dice: ma sto bene, il PSA va bene, eccetera, eccetera.